Partirà in terra pugliese la volata che vale l'approdo in Serie 2. L'Alio Filchem Roseto si è allenata bene per tutta la settimana e domani incrocerà Nardò, l'avversario della finale playoff. Morale molto alto tra i ragazzi di Tony Trullo, capaci di eliminare in semifinale con un perentorio 3-0 Rieti, additata come la squadra più forte dell'intera Serie B. Grande intensità in difesa e attacco senza dare punti di riferimento sono stati gli ingredienti giusti che hanno portato l'Alio Filchem a ribaltare il pronostico sfavorevole. Ora però bisognerà avere anche tanta forza mentale ed emotiva da gettare in campo. Anche Nardò, che in semifinale si è sbarazzato 3-1 della Luis Roma, sta vivendo un sogno. Inoltre il team pugliese ha chiuso al terzo posto il suo girone, mentre Roseto è arrivato quarto nel girone C, per cui avrà il vantaggio del fattore campo. La serie, al meglio delle 3 partite su 5, inizierà col doppio impegno al Pala Andrea Pasca. Domani, come detto, palla 2 per gara 1 alle 19.30. Il bis martedì 15 giugno con inizio alle 20.30. Quindi la serie si sposterà al Pala Maggetti. Gara 3 è in programma venerdì 18 alle 20.30. Nel Nardò c'è una vecchia conoscenza, Nick Petrucci, 2 stagioni a Roseto dal 2011 al 2013, abile tiratore da 3. Sulle tribune del piccolo impianto pugliese ci saranno almeno 100 tifosi.